Sicuramente questo ha portato, come sappiamo tutti, a un ridimensionamento del nostro settore industriale, con conseguente e inevitabile perdita di occupazione, ma attenzione, non in un modo così macroscopico come questi numeri potrebbero far apparire. E questo credo grazie anche alla nuova tecnologia. La crisi del settore ha permesso a molti fotoincisori, converter, disegnatori di vedere nell'ingegno una nuova possibilità di lavoro e, perché no, anche di espansione. In questa fase, sinceramente, devo dire che sono stati loro a dare l'impulso necessario al perfezionamento di questa tecnologia, perché sinceramente gli stampatori si sono avvicinati in seconda battuta, questo è vero ed è innegabile. La peculiarità del nostro prodotto stampato è fatto di qualità ormai assodate con i processi tradizionali, ha sicuramente frenato gli stampatori nell'avvicinarsi alla nuova tecnologia per la preoccupazione semplicemente di non essere in grado di mantenere il livello qualitativo raggiunto. Credo che nelle motivazioni di questo approccio stia il vero successo della stampa digitale del Comasco. Riuscire a riprodurre esattamente la qualità ottenuta con anni di esperienza nella stampa tradizionale a quadro o cilindro, e se possibile cercare anche di migliorarla sfruttando le nuove possibilità che la tecnologia permette. Per noi Comaschi sembra un'affermazione scontata ed è un risvolto logico di quello che è stata la tecnologia. Se voi esaminate in maniera anche molto banale, molto superficiale, quello che è successo all'estero, non è così banale. La tecnologia inkjet è nata come tecnologia inkjet, ha preso una fetta di mercato nei paesi nordici soprattutto, o al di là dell'oceano, specifica, adatta alla tecnologia inkjet in vari settori. E quello che era la stampa tradizionale, di rotativa, di stampa a pigmento, di stampa del poliestere, stiamo parlando di stampa a livello mondiale, non è la stampa Comasca, ha continuato nel modo tradizionale. A Como non è stato così. A Como si è cercato con la stampa digitale di avvicinarsi e di sostituire quello che è la stampa tradizionale. Non mi dilungo in questo caso sugli aspetti negativi o positivi della stampa inkjet per quanto riguarda il lato tecnico, sicuramente saranno interventi successivi e quindi sono. Ma è innegabile che la nuova tecnologia ha posto anche nuove situazioni. Allora, innanzitutto, la mancanza delle nuove figure professionali inesistenti sul territorio fino a una decina d'anni fa. Pensate a un tecnico che unisca le conoscenze informatiche di CAD e quindi di disegnatura informatica, che abbia conoscenze di tessuti, che abbia conoscenze di stampa, è sicuramente una figura nuova che si è cercato di formare in questi anni con diversi corsi specifici, ne abbiamo fatti settori di come abbiamo cercato di fare, ma soprattutto con l'istruzione in azienda che rimane al di là di tutto la via preferenziale e forse anche più adatta per arrivare a questo scopo. Entra anche in crisi la fotoincisione, ma i quadri e i cilindri per questa tecnologia non sono più necessari. Di qui la necessità per molti di convertirsi in questa nuova attività. Nuove problematiche sulla solidità dei colori. A questo proposito devo ricordare che anche grazie al marchio Sirico si stanno facendo delle ricerche approfondite sui vari tipi di coloranti e non solo, anche sui sistemi di fissazione con trattamenti successivi.
Altra situazione, le tempistiche molto più ridotte per la realizzazione dei nuovi disegni. E questo comunque è un aspetto che ha sicuramente aiutato il mercato in un momento di difficoltà, facendo sì che il moltiplicarsi delle proposte favorisse l'anello di valle della filiera nell'operare le proprie scelte. Come vedete, forse parlo molto da terzista e poco da verticalizzato, però l'intervento della team integrata è già stata fatta, quindi forse mi riferisco di più alle situazioni delle piccole e medie aziende di conto terzi che fanno comunque parte integrante del nostro territorio, sono comunque una parte fondamentale. Altra situazione è la possibilità di realizzare delle stampe con immagini fotografiche senza limiti nel numero di colori, e anche questo chiaramente è una chance in più per gli stilisti e gli operatori del settore. Comunque, veniamo ad oggi. Qual è la fotografia attuale del settore stampa del Comasco? Ad oggi sono installate ed operative nel nostro comprensorio più di 200 macchine, partendo dalle più piccole alle più performanti per produzione o per qualità. Molti di voi faranno rapidamente un calcolo teorico della produttività di questo parco macchine e arriveranno a dei numeri impressionanti, anche perché si stima che ben più del 50% della produzione di stampa nel Comasco sia realizzata in stampa digitale. Si può inoltre affermare che, comunque, visto l'evolversi della tecnologia, come abbiamo constatato nell'arco di poco più di un decennio, come abbiamo visto prima, si sia solo all'inizio, e il futuro chiaramente ci riservirà chissà quali sviluppi e possibilità. La sfida del nostro settore nei prossimi anni sarà sicuramente in parte incentrata su quello che è la stampa digitale. Dico in parte perché personalmente non ho la convinzione di una totale sostituzione della stampa tradizionale con la stampa digitale. Certo è innegabile, l'evoluzione porterà a una copertura sempre più ampia del settore dello stampato, le possibilità future sia dal punto di vista dei plotter, delle macchine che diventeranno più performanti, sia dal punto di vista chimico, sia dal punto di vista di preparazione dei tessuti che, come abbiamo sentito oggi nelle relazioni, rivestono un aspetto estremamente importante per il risultato finale. Credo comunque che soprattutto per quello che riguarda Como e il nostro settore, la stampa digitale dovrà lasciare uno spazio a quello che è la stampa tradizionale. Perché il saper fare di Como, di un certo tipo di prodotto di altissima gamma, di altissimo livello, secondo me è giusto che almeno ancora per un po' di anni rimanga appannaggio della stampa tradizionale. Si parla dell'accessorio, si parla dei foulard dove Hermès insegna e dove Hermès stampa a tavolo ancora in maniera tradizionale, perché così è il modo migliore per ottenere l'eccellenza della qualità. Però non ipoteco il futuro, perché l'evoluzione nel campo dell'informatica è talmente rapida, è talmente veloce, è talmente impensabile, pensiamo solo ai telefonini o a quant'altro c'è intorno, che veramente fare delle ipotesi su quello che sarà la stampa digitale tra pochi anni sarà abbastanza difficile. Corsi e formazione assolutamente necessari, perché, come ho detto nel mio intervento, figure professionali complete, come oggi viene richiesto da un tecnico che si occupa di stampa digitale, non esistevano sul mercato. Quindi il centro tessile Serico, il centro Cod di Busto, la stessa Confindustria Como, piuttosto che le università e tutto, il setificio, hanno cercato di inserire, plasmare nuove figure e cercare di dare quella conoscenza completa, che partiva dalla parte informatica, arrivava fino al tessuto o alla tecnologia di stampa più tradizionale, a delle figure nuove. E devo dire che poi l'aspetto fondamentale,
come ho già ribadito, viene poi dall'azienda, perché non c'è come l'esperienza pratica in questo settore così nuovo, perché in un conto è un qualcosa di consolidato dove può diventare magari non dico appannaggio anche di letteratura o cose del genere. Oggi è chiaro che su questo argomento non possiamo pensare di avere dei libri per istruire degli studenti, abbiamo semplicemente delle persone che conoscono l'argomento, che sono disposte a fare questi corsi e a plasmare queste persone, più di tutto in azienda, chiaramente.